Kama Sutra significa trattato sul piacere. È il più antico testo sull'erotismo che ci sia pervenuto. Viene redatto in India, nella seconda parte del III secolo d.C. L'autore è Vatsyayana Malanaga, del quale non esiste alcuna notizia attendibile. Il Kama Sutra è composto di 36 capitoli organizzati in 7 libri. Per la maggior parte è un'approfondita descrizione dei costumi del tempo riguardo alle relazioni tra uomo e donna. Solo una parte dell'opera è dedicata alla pratica sessuale. Amori leciti e illeciti, tattiche di seduzione, cataloghi di carezze, posizioni erotiche raccomandate o da evitare. In nessun'altra cultura la sessualità è stata raccontata in maniera tanto approfondita. Nel Kama Sutra, l'atto sessuale viene definito come un'unione divina. Nell'induismo, infatti, il piacere sessuale è percepito come un dono della divinità ed è considerato uno degli scopi principali della vita. Nella mitologia induista, il dio dell'amore, Kama, appunto, è considerato la sorgente della creazione di tutto l'universo. Vatsyayana illustra 8 vie per fare l'amore. Ciascuna via contempla a sua volta 8 diverse posizioni, per un totale di 64 posizioni sessuali, che nel libro sono chiamate le 64 arti. L'autore distingue gli uomini in base alle dimensioni del pene e le donne in base alla profondità della vagina, quindi suggerisce le migliori tecniche da adottare durante l'amplesso a seconda delle unioni possibili. Ogni singola fase del rapporto, dall'incontro al commiato, è analizzata in modo dettagliato. Il Kama Sutra consiglia come baciare, accarezzare, mordere, penetrare, facendo bene attenzione che i gusti individuali non prendano mai il sopravvento. Minuziosa la descrizione persino di come usare le unghie sul corpo del partner. Il graffio leggero sulla pelle deve suonare come se i due amanti fossero strumenti musicali. I graffi più vigorosi, invece, servono a lasciare un segno che ricorderà per giorni il piacere raggiunto. Anche il romanticismo non viene trascurato. Quando tutto è compiuto, la donna siede in grembo all'uomo e guarda la luna, e insieme contemplano le stelle. In Occidente il Kama Sutra viene pubblicato per la prima volta nel 1883 in inglese ad opera del diplomatico britannico Sir Richard Francis Burton. Nel XX secolo il Kama Sutra ha ispirato la cinematografia, la letteratura e le arti visive. Tutt'oggi è una preziosa fonte per chi vuole conoscere la società indiana del tempo e la sua concezione del sesso.